How did you do that? How did you do that? Ciao a tutti, oggi andremo a provare questo speaker AOK SK-M32. Come potete vedere anche voi, e come immaginerete anche, è tutto in plastica gommata, quindi antiscivolo, è molto molto bello alla vista. Direi anche design unico, perché ricorda un po' una borraccia, un qualcosa di indistruttibile. Come vedete anche qua c'è un laccio come i lacci delle scarpe praticamente, dove potrete andarlo ad agganciare in qualsiasi posizione, attaccato allo zaino, dove volete voi. E questo speaker qua all'interno nasconde due driver da 4,5 watt con una batteria da 1800 mAh per un peso di 282 grammi. Ovviamente ha la connessione Bluetooth 4.2 e se noi andiamo a vedere direttamente qua sotto, andiamo ad aprire lo sportellino, troviamo l'entrata AUX e micro USB di ricarica. Ricarica più o meno si ricarica in 3 ore, 3 ore e mezza collegandolo direttamente al computer. Qua sopra troviamo il tasto accensione, abbassiamolo per abbassare o alzare il volume o cambio traccia, play e pausa, che potremo anche andare a rispondere alle chiamate con il tasto accensione, perché ha anche il microfono, che è situato proprio qua, adesso non si vede, ma se uno ci guarda bene da vicino c'è un piccolo forellino. E ora non ci resta che andare a provarla. È uno speaker di 10 watt, ovviamente non pensate di avere prestazioni esagerate, soprattutto per l'utilizzo esterno, perché come ben sapete quando si va all'esterno il volume massimo non è proprio così altissimo, cosa che si nota anche in ambientazioni chiuse con frequenze abbastanza bilanciate, non ha proprio dei super bassi. È uno speakerino normalissimo che per il prezzo di vendita di 28 euro si riesce a trovare qualcosina di meglio, e il prezzo è elevato perché qualità dei materiali ottima, ha la certificazione IPX5, non pensate di immergerlo in acqua, però almeno è resistente agli spruzzi, agli schizzi, quindi se andate per dire a fare una scampagnata in montagna lo potete agganciare tranquillamente allo zaino, agganciarlo alla tenda, lo potete mettere un po' dove volete voi, perché anche la batteria è abbastanza buona, batteria che copre sulle 5-6 ore circa, anche se i tempi di ricarica sono un po' lenti, ma visto che se andate in montagna prendete su un bel power bank sempre AOK e non rimarrete senza batteria. Per qualsiasi altra informazione contattatemi pure, e alla prossima su Uwin Blog. E niente, alla fine mi dimentico sempre un dettaglio che volevo dirvi del microfono. Provate il microfono all'esterno, all'interno, un po' dappertutto. Se rimarrete ad una distanza di 40-50 cm dallo speaker, il vostro interlocutore vi sentirà benissimo, non si accorgerà neanche che state utilizzando uno speaker. Quindi pensate di metterlo sotto la doccia, vi chiama qualcuno, rispondete e non si accorgerà neanche. Sì, dai, più o meno.